La Pentecoste è il tema di questa sera. Io vi invito a diventare esperti della Bibbia e vi invito a vedere quante volte lo Spirito Santo è sceso sugli stessi apostoli. Allora, prendiamo il primo brano, Giovanni capitolo 20, versetti 19 e 23. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove ritrovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Qual è quel giorno, il primo della settimana, a cui si riferisce l'Evangelista Giovanni? Ecco. Per gli ebrei qual era il giorno festivo? Il primo giorno della settimana, allora qual era per loro? Domenica. Gli ebrei, ecco, proprio in questo noi ci distinguiamo dagli ebrei, perché loro festeggiano il sabato, noi festeggiamo la domenica. Gli ebrei di sabato che cosa festeggiano? È una domanda più evoluta. Che Dio il settimo giorno, dopo aver creato l'universo, si riposò. Quindi anche noi uomini, a somiglianza di Dio, facciamo lo stesso, diamo un giorno di riposo, dove invece di pensare al lavoro, pensiamo a Dio, numero uno, e di conseguenza alla famiglia, eccetera, ma mettiamo al centro Dio e non il lavoro. Noi festeggiamo questo? No. Noi ci crediamo molto di più che il riposo di Dio dopo aver creato in sei giorni l'universo. Noi festeggiamo la resurrezione di Gesù Cristo dei morti, che è avvenuta il giorno dopo la sua, il giorno dopo del giorno festivo ebraico. Quindi per questo è nata la domenica, perché Gesù Cristo è risorto il giorno dopo del giorno festivo ebraico, altrimenti noi dobbiamo festeggiare un altro giorno. I musulmani che giorno festeggiano? Venerdì. Se andate in via dei Castani venerdì trovate tutti i musulmani vestiti di bianco che stanno alla moschea nuova che si sono fatti e lì fanno la loro funzione religiosa. Sabato e domenica per loro sono giorni lavorativi normali. Sì. C'hanno una marea di regole e regolette. Devono pregare rivolti verso la Mecca, devono avere il tappeto, hanno una marea di regole per la loro religione, ma mica fanno tutti così, anche di loro ci stanno quelli che sono religiosi e quelli che non importa. Va bene, allora intanto abbiamo provato questa cosa qua, che la domenica è nata dal fatto che Gesù Cristo in questo giorno, nel primo giorno della settimana ebraico, è risorto dai morti. Quindi noi ci differenziamo dagli attuali ebrei, i quali tuttora festeggiano il sabato come giorno festivo e festeggiano il riposo di Dio a quale si uniscono non lavorando, mandando in sinagoga. Noi festeggiamo Gesù Cristo risorto dai morti. Allora, qual è la caratteristica di questo giorno? Che Gesù Cristo nel giorno suo appare, si manifesta. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Chi c'era in quell'occasione nel cenacolo? No, qui c'erano i discepoli, cioè i dodici, anzi gli undici perché Gesù, Giuda si era impiccato, anzi dieci perché Tommaso era fuori a fare le spese. Ecco, quindi erano dieci discepoli, quindi si sa con preciso le persone che erano, dobbiamo fare tutto il elenco di nomi, se non lo facciamo, però non dodici, meno uno Giuda perché si era impiccato, meno Tommaso perché stava giù a fare le spese. Allora, che cosa ha fatto a questi dieci discepoli? Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Questa è o no una effusione dello Spirito Santo?
direi, potentemente. Quindi Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Bartolomeo e Giuda, non l'Iscariota, l'altro Giuda, ricevettero la prima volta lo Spirito Santo del Signore Gesù Cristo in che giorno? La domenica, nel giorno in cui è risorto dei morti, il giorno della Pasqua nostra. Allora, questa è la prima effusione dello Spirito Santo, di quelle ricordate qui nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Secondo brano, Atti capitolo 2, versetti 1-13. Mentre stava compiendosi il giorno del Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Tra parentesi, il giorno del Pentecoste, chi si ricorda quanti giorni dopo la Pasqua ebraica era fissato? 40 giorni dopo la Pasqua ebraica veniva il giorno di Pentecoste. Domenica scorsa era la messa. Qual era la festa di domenica scorsa? L'ascensione, Gesù che lascia la terra per il cielo. Quanti giorni dopo la sua resurrezione è avvenuta? 40. La Pentecoste? 50, perché 40 più 10 giorni. Ci siamo. La Pentecoste allora esisteva già? Era la festa dello Spirito Santo nel popolo ebreo? Che festa era? La festa dell'accolto, la festa dell'abbondanza. Dal punto di vista civile, gli ebrei festeggiavano il raccolto quando facevano Pentecoste? Vedete quante cose dobbiamo scoprire. Allora, prima degli ebrei, la Pentecoste, già nella nostra campagna, i nostri nonni, quando c'è stato il raccolto, la sera si faceva festa. Non era così? Ogni raccolto che si faceva, la sera si faceva la festa, si ballava, si suonava, si mangiava in abbondanza, perché in campagna raccogliere significava il valore, significava il successo della semina, del tempo di attesa, della trepidazione, la pioggia veniva che distruggeva il raccolto, la grande, insomma, era tutto a buon fine. Allora era una festa, si mangia per altro anno. Ecco perché si faceva festa. Quindi la prima festa, la festa del raccolto, è l'origine della Pentecoste e dà questa idea, l'abbondanza. Si mangia per altro anno, stiamo bene, non dovremo morire di fame. Gli ebrei però non festeggiavano questa festa semplicemente dal punto di vista naturalistico, della campagna. Ci avevano una cosa di più. Gli ebrei festeggiavano il dono dell'abbondanza spirituale, quando Dio, Yahweh, dette loro la legge sul monte Sinai, attraverso di Mosè. Era un'abbondanza spirituale, molto di più dell'abbondanza del raccolto. Gesù Cristo trasforma questa festa, che ha già queste due dimensioni, con la, diciamo noi, l'abbondanza dell'abbondanza, che è il dono dello Spirito, il quale è di molto superiore alla semplice legge del Monte Sinai. Ci siamo? Allora, Pentecoste uguale abbondanza, in campo spirituale, l'abbondante dono di Dio, il dono dei doni per eccellenza, il dono più grosso che ha fatto Gesù Cristo, il suo Spirito. Bene, allora, mentre stavano compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi di un vento che batte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Seconda
effusione dello Spirito Santo sugli stessi discepoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, su quei 10, poi diventati 11, che hanno ricevuto da Gesù Cristo il giorno di Pasqua il dono dello Spirito Santo, più altri discepoli, circa 120 persone, e qui c'era anche la Madonna. Allora, questa effusione è più grande numericamente, più potente dal punto di vista dei segni, e trasforma le persone, vedremo qual è il tipo di grazia, dando loro anche dei doni. Il primo dono visibile per tutti quanti, il dono di poter esprimersi in altre lingue. Poi vediamo questo dono. Terzo brano, capitolo degli Atti degli Apostoli, 4, versetti 23-31. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Qui è un racconto di un avvenimento di alcuni mesi dopo la Pentecoste. E riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città, Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati si tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Terza effusione dello Spirito Santo. Nel giro di pochi mesi, 3 volte. Il Vangelo e gli Atti degli Apostoli non riportano di altre effusioni dello Spirito Santo. Ci saranno state poi nella vita del gruppo dei discepoli del Signore o nella vita singola di ogni discepolo altre effusioni di Spirito Santo? Perché l'anno scorso non abbiamo fatto questo, l'anno scorso quando prendiamo il tema del Pentecoste ho soltanto spiegato la seconda effusione. Invece quest'anno voglio fare così tutte e tre, perché metto bene in evidenza che nessuno avrà mai la pienezza dello Spirito, perché lo Spirito è Dio. Chi può ricevere tutto lo Spirito di Dio in te stesso? Tutti conoscono, e vale per questa occasione, il fatto di Sant'Agostino, che si era messo in testa, lui grande filosofo e pensatore, di capire il mistero della Trinità. E era mesi che stava lì pensando, ripensando e passeggiando sul mare. Un giorno trovò un bambino che aveva fatto una buchetta e con una conchiglia prendeva l'acqua dal mare e la prestava nella buchetta, poi andava a prendere un'altra di acqua, la buchetta e così via. E Sant'Agostino così rimane con dei dubbi: ma che stai facendo? Ecco, voglio svuotare il mare e metterlo dentro la buchetta. Ma tu che guarda, è immenso il mare, ma come puoi entrare in quella buchetta così? Stai facendo una cosa che non esiste. Quindi rispose: beh, tu vorresti comprendere il mistero della Trinità? Quello era un angelo che il Signore mandò in aiuto per sbloccare Agostino dal suo blocco mentale e spirituale. Come si può comprendere tutto Dio?
nessuna sapienza divina totale può essere riempita, versata, messa dentro il cervello di una persona. Se Dio potesse entrare qui dentro sarebbe piccolino, mentre Dio è immenso, ci supera tutti. Allora, per quanto riguarda lo Spirito Santo, c'è qualche santo che ha ricevuto tutto lo Spirito Santo? Non esiste. Per cui l'effusione dello Spirito dipende da Dio che ce lo dona, ma la misura dello Spirito presente in noi dipende dalla nostra apertura allo Spirito. Se lo desideriamo davvero, se lo chiediamo, se vogliamo vivere di Lui una volta ricevuto. Un esempio storico: San Filippo Neri era devotissimo allo Spirito Santo. Lui, da grande uomo di Dio com'era, andava spesso a pregare nelle catacombe di San Sebastiano a Roma. Lui abitava a Roma, andava lì a pregare, soprattutto in momenti di crisi, perché quando c'erano i guai, eccetera, andava a pregare dove c'erano le salme dei martiri, i suoi problemoni diventavano polvere di fronte a quello che avevano patito i martiri per essere fedeli al Signore, e gli prendeva forza e coraggio per riprendere il suo cammino. La Pentecoste del 1500, non mi ricordo che cosa, San Filippo chiese a Dio di far crescere il suo amore per lui. Dio gli rispose facendo comparire una palla di fuoco che entrò nel petto di San Filippo, gli dilatò il suo cuore, e perché il cuore dilatato avesse spazio, le costole e lo sterno del petto di San Filippo Neri si dilatarono pure. Nel corpo conservato a Roma si vedono ancora queste ossa deformate da questa grazia. Ha ricevuto San Filippo Neri la pienezza dello Spirito Santo? No. In una sola persona lo Spirito Santo può abitare in pienezza, in Gesù, di riflesso e di conseguenza, ma in Gesù abita la pienezza dello Spirito, e poi non in Gesù uomo, in Gesù uomo risorto dai morti. Dio e uomo nella sua persona di risuscitato corrispondono, e allora lì abita in pienezza tutto lo Spirito di Dio. Ma in noi non è così, per cui nelle varie tappe della nostra vita lo Spirito viene, e a seconda di come gli rispondiamo rimane, va via, cresce, si contrista, dipende da come noi lo trattiamo. Se lo Spirito, ecco, mettiamo, non so, il giorno della Cresima, vi racconto dei fatti, guardate. Un ragazzo di una certa parrocchia, siccome in famiglia festeggiò la sua Cresima dopo la messa delle 11, andando a mezzogiorno al bar, quando era ora di pranzo già era sbronzo. 14 anni, spirito di vino e spirito di vino. Lui festeggiò e si ubriacò. Quel giorno lo Spirito di Dio è stato contento dentro questo ragazzo, oppure il suo comportamento lo ha contristato? Lui non ha dato
retta a quello che lo Spirito Santo gli diceva di fare, dato diretta a quello che il vizio gli diceva di fare. Quale spirito lui ha seguito? Lo Spirito Santo o lo spirito del male presente in lui attraverso questo vizio del bere? Quante volte noi facciamo la stessa cosa in forme diverse? Chi è che dà retta veramente a quello che lo Spirito gli dice? Ecco perché allora vivere secondo lo Spirito Santo è difficile per noi, perché siamo abituati a pensare, parlare, fare, reagire alle persone e situazioni, direbbe San Paolo, secondo la carne e non secondo lo Spirito, secondo l'uomo di questo mondo, non secondo l'uomo risorto dai morti, l'uomo del cielo. Quindi è una battaglia interiore tremenda tra lo Spirito di Dio e i nostri peccati per prendere possesso della nostra persona. Lo Spirito di Dio, a seconda di come noi gli diamo, ecco, se uno impara già nelle piccole cose a dare retta allo Spirito Santo, Dio lo vede pronto e gli può donare altro spirito. Se invece uno non impara a dar retta allo Spirito nelle piccole cose che sta vivendo, Dio non lo promuove, non lo manda avanti. Esempio. Sì. Allora, facciamo, voi genitori con i figli, tutti i figli vogliono guidare la macchina. Se un figlio dai la bicicletta, impara, gira, eccetera. Se vedete comincia a fare il matto a bicicletta, si impenna, fa le scivolate, le cose, l'acrobata, si casca, si sboccia il ginocchio e poi riprova. Se non impara bene a guidare la bicicletta, poi gli comprate il motorino, perché dice, questo già con la bicicletta si fa male, quando si compra il motorino si ammazza e fa male agli altri. La bicicletta costa qualche centinaio di euro, il motorino costa 3-4 mila euro. Che facciamo? Non è responsabile, non lo sa bene. Se uno non sa usare bene il motorino, gli comprereste la macchina? Peggio che peggio. Se uno invece guida bene la bicicletta, poi a 14-15 anni è prudente, ci tiene, è saggio, non ha perso nessuno perché non è niente, allora si può comprare il motorino. Se lo guida bene, se lo tiene di conto, quando prende 18 anni, fa l'autorità, si va a lavorare, un po' ci mette lui, un po' lo aiuta, può comprare la macchina. Perché uno già è sicuro che la tiene bene, che il ragazzo è responsabile, sta crescendo, allora quel dono più importante gli si può dare. Dio con noi, quando dona il suo spirito, vede come reagiamo al suo dono. Se lo teniamo da conto, se facciamo quello che lo Spirito Santo ci dice di fare, allora ci può dare una seconda ondata di Spirito Santo, una nuova effusione. Per questo qui a questo corso sono ammessi anche quelli che hanno fatto l'anno scorso il corso dello Spirito Santo e due anni fa, e prima ancora, perché Dio può dare un'altra ondata dello Spirito e farvi crescere spiritualmente, altrimenti non dovrebbe essere ammesse soltanto le persone che non hanno mai fatto l'effusione dello Spirito, ma non è quello la nostra intenzione. Capito dunque? Diventare responsabili nel rapporto con lo Spirito Santo, nel dargli retta, nel vivere con lui, nell'ascoltarlo, nell'esercizio dei suoi carismi. Allora Dio può fare nuove effusioni. La terza effusione dello Spirito, a differenza delle altre due, è caratterizzata da una situazione difficile della prima comunità cristiana. C'è di mezzo la
persecuzione, c'è di mezzo il rischio della pelle. Che cosa fanno i discepoli? Se avessero ragionato umanamente, avrebbero detto: oddio, qua stiamoci attenti, adesso per qualche mese non ci facciamo sentire più, quando le acque sono calmate riprendiamo ad annunciare il Vangelo, però sempre in forme moderate, in modo che non ci sia una presa di posizione contro che ci blocca il nostro lavoro. Hanno fatto così gli apostoli? Che cosa hanno detto invece? Dice: qui veramente si sono messi contro il tuo figlio Gesù Cristo, Signore, perché era una preghiera, e contro quelli che credono in Lui. Allora, dacci la forza di essere ancora, che cos'è la franchezza? Quando dice le cose papali così come stanno, la franchezza, uno è franco, dice, non ti piglia in giro, non è ipocrita, quello che c'è nel cuore sta sulla bocca, quello che sta sulla bocca te lo dice a te direttamente. Dacci la franchezza nell'annuncio della parola e fa che nel nome del tuo servo Gesù Cristo, che è disprezzato, avvengano guarigioni, segni e prodigi che confermino che invece è Lui il Salvatore, non come stanno facendo adesso, lo disprezzano. Quando gli apostoli reagiscono con coraggio alla persecuzione, che succede? Il luogo in cui erano nati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo. Se avessero avuto paura, Dio avrebbe fatto una terza effusione di Spirito su di loro? No. Dio avrebbe avuto vergogna dei discepoli che, mentre il suo figlio aveva dato la vita per lui, questi impauriti stavano in casa per non essere catturati. Allora Dio, lo Spirito Santo, le fonde dove c'è il coraggio, dove c'è la franchezza, dove c'è colui che sa rischiare la pelle per il suo nome e per la sua gloria nel mondo. Allora la capacità di ricevere lo Spirito aumenta, Dio dona nuova grazia, nuova effusione dello Spirito Santo. Bene, allora, primo punto della catechesi di questa sera: lo Spirito a gradi. Secondo punto lo prendiamo dal giorno di Pentecoste. Stasera non possiamo dire tutto, diremo una parte, poi ci sarà il giorno di Pentecoste domenica, nella quale vedremo altre cose, soprattutto faremo esperienza diretta, Dio piacendo, del dono del suo Spirito. Allora, così, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovava tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Guardate, il cenacolo su per giù era grosso così, come questa chiesa. Quando viene lo Spirito, ecco, viene sotto forma di vento, con le sue caratteristiche, perché Spirito in ebraico, ruach, significa proprio soffio o vento. Questo vento che fa? Riempì tutta la casa dove stavano. Allora, la prima esperienza che gli apostoli fanno dello Spirito è la pienezza, il riempimento. Quel luogo viene riempito di una presenza che non si vede con gli occhi, non si tocca con le mani, ma c'è, ed è pieno quel luogo. Non c'è un'atmosfera spirituale rarefatta, è piena. Quando lo Spirito Santo viene in noi, in ciascuno di noi, ci dà la pienezza. Quando lo Spirito Santo viene in una comunità, dà la pienezza a tutta la comunità.
apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Le lingue di fuoco, chi ha il fuoco in casa sa cosa sono. Quindi tu accendi il fuoco, la lingua è quella che si stacca dalla, come si chiama, dalla massa centrale della fiamma e va in alto. Lingue come di fuoco. Nel caso degli apostoli, qui c'erano discepoli, quelli che Gesù Cristo ha chiamato per l'annuncio dell'Evangelo. Possedere una lingua di fuoco era quello di cui aveva bisogno per compiere l'annuncio del Vangelo. Non dovevano fare chiacchierologia quando andavano a annunciare il Vangelo, non dovevano fare scuola di religione quando andavano ad annunciare il Vangelo, dovevano accendere di fuoco il mondo. Lingue di fuoco. Quelli che ascoltavano dovevano percepire che questo fuoco invadeva loro e li faceva ardere. Allora si sarebbero convertiti. Quindi senza lingua di fuoco non si converte nessuno. Con la lingua di fuoco si convertono le persone, i popoli. Ecco perché Gesù Cristo ha detto agli apostoli nell'ascensione di andare a Gerusalemme e di attendere che si adempia la promessa fatta dal Padre mio, quella che Giovanni aveva detto che vi battezzavano in acqua, io invece vi battezzerò in Spirito Santo e fuoco. Attraverso il fuoco dello Spirito Santo sarebbero stati bravi predicatori. Se partivano con la loro capacità di parlare agli altri, anche se dicevano cose che a loro sembrano molto belle, molto elevate, non so che cosa, facevano un buco nell'acqua infinito, non convertivano nessuno. Quindi lo Spirito Santo sta agendo per formare spiritualmente i discepoli al loro compito, al volere che Dio aveva prestabilito per loro. Il fatto che abbiamo ricevuto lingue di fuoco comincia a esprimersi nella vita degli apostoli e degli altri discepoli, qui c'erano 120, cioè soltanto i 12 apostoli, in che modo? Con la capacità di esprimersi in altre lingue. Questo domenica potrà succedere a ciascuno di voi, che Dio doni a ciascuno la capacità di esprimersi in un'altra lingua. Ma esprimersi in un'altra lingua non significa che te che parli l'italiano e il dialetto di Martin Zacor che ti fa parlare il francese, l'inglese, il tedesco o il dialetto di Milano così senza aver studiato niente. Qui non si tratta della capacità di parlare lingue di altri popoli, lingue straniere di questo mondo. Qui si tratta di esprimersi in altre lingue. Cioè, ognuno riceve dallo Spirito Santo la sua lingua per poter parlare con Dio. Quello, ad esempio, non so, il Padre Nostro, parlo con Dio, prego, dico il Padre Nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Allora, questa preghiera significa Padre nostro. Innanzitutto che chiamo Dio Padre, che significa che so che il Padre è quello che dà la vita. Nostro, non mio soltanto, ma di tutti. Sia santificato il tuo nome, invece di essere bestemmiato e bistrattato com'è, ti chiedo che il tuo nome sia invece lodato, ringraziato, il tuo nome, la tua persona, il tuo essere ben voluto nel mondo. Insomma, nella preghiera del Padre Nostro c'è tutta una serie di concetti espressi dalle parole concatenati l'uno con l'altro e fanno quella preghiera. Ma pregando con una lingua che Dio ci dona ciascuno personalmente
riesco a dire di più a Dio di quello che dico a Dio con le mie semplici parole, anche se queste parole sono il Padre nostro. Faccio un esempio semplice. Una signora, gli si ammalò il padre e stava sul letto, sembrava moribondo. Allora questa signora si mise di fianco al padre, gli prese la mano, la accarezzò e pensava: che cosa posso chiedere a Dio per lui? Qual è il suo bene migliore? Guarire? Sì, a me questo piacerebbe, ma se invece il Signore se lo vuole riprendere perché è il momento giusto per lui, che non sapeva che cosa chiedere a Dio per il padre. Che ha fatto? Si è messa a pregare in lingue, e anche non sapendo con la testa quello che la lingua con cui parlava esprimeva, sapeva che stava pregando per il bene del padre. Che cosa è successo? Il padre, a cominciare da quella sera, ha migliorato, è stato bene per alcune settimane e poi è salito al cielo. Lei sa, questa signora, che il miglioramento del padre è stata la risposta di Dio alla sua preghiera, ma non preghiera fatta con le sue parole, fatta tramite l'ispirazione della preghiera in lingue, di cui lei non sapeva il significato, ma Dio lo sapeva. Lei non sapeva qual era la cosa migliore per il padre, ma Dio lo sapeva. E ha agito in questo modo, in corrispondenza di quella preghiera. E qui andiamo in un capitolo più ampio e meraviglioso, che si chiama Esaudimento della preghiera. Secondo voi, una preghiera che facciamo noi, che col nostro cervello cervellino vediamo che la cosa migliore per quella persona, poi quando la chiediamo a Dio, che c'ha cervellone infinito, che vede un milione di altre cose che noi non sappiamo vedere e non possiamo vedere, può essere esaudita quella preghiera che noi riteniamo che sia la migliore per quella persona, che se non gli capita quella cosa ci sembrerebbe a noi che è un disastro, quando invece Dio vede delle cose migliori che noi non vediamo? Come facciamo a essere esauditi nella preghiera se noi preghiamo con i nostri limiti di natura? Non potremo mai entrare in uno stato di concordanza con Dio se preghiamo con i limiti della nostra natura, della nostra intelligenza, del nostro sentimento, del nostro buon cuore. Allora dice San Paolo, nella lettera ai Romani, che lo Spirito Santo stesso viene in nostro favore pregando con gemiti inesprimibili secondo i poteri di Dio, per le persone, per la grazia necessaria, e quella preghiera viene esaudita. Se preghiamo nello Spirito, le nostre preghiere sono consonanti a Dio, gradite a Lui, sagge, intelligenti, profonde, necessarie per essere realizzate, dunque vengono esaudite. Se preghiamo Dio con i limiti della nostra natura, chiederemo delle cose che a noi sembrano importantissime e giustissime, e che a Dio invece sono delle stupidaggini infinite che farebbero del male alla persona alla quale stiamo rivolgendo quella preghiera, e falliamo nella nostra preghiera. Cominciamo a capire questa cosa? Quando preghiamo non parliamo con una persona che ha i stessi nostri limiti, parliamo con Dio che ci supera. E se anche Dio si inchina fino a noi per poter entrare in contatto con noi, noi quando parliamo a Lui non possiamo ridurlo a un essere umano come noi,
c'è tutta la storia di Giobbe che ci dice questa cosa: chi è che si può mettere a competere con Dio? Chi può dire io capisco più di Dio? Chi può dire a Dio tu qua hai fatto male, non dovevi fare in questo modo, devi fare in quest'altro, come dico io? Chi può dire a Dio questa cosa? Allora nella preghiera non possiamo dare delle direttive a Dio che se farà secondo quello che diciamo noi farà le cose fatte bene, e se non farà come vogliamo noi le cose saranno fatte male. Dobbiamo dargli a Dio delle direttive, delle richieste ispirate dallo Spirito Santo, che va a beccare nel cuore di Dio, che farà venire delle cose che uno neanche si immagina, che sono veramente la cosa migliore per quella persona e per quell'organizzazione. E allora sì che quella preghiera viene esaudita e provoca un grosso cambiamento positivo nella nostra storia. Allora, le preghiere esaudite da Dio sono le preghiere ispirate dallo Spirito Santo. E quando noi cominceremo e impareremo davvero a pregare ispirati dallo Spirito Santo, sperimenteremo che la nostra preghiera sarà sempre esaudita. Questo è il testimone di Gesù Cristo. Quando prega di fronte a Lazzaro, Lazzaro morto da 4 giorni, tutti lo piangono, nessuno chiede più niente perché è morto. Se era malato, che ancora non era morto, si faceva in tempo ancora a guarirlo. Ma visto che era morto, è finita, non si può fare più niente. Anche noi penseremmo così. Se fossimo stati ai tempi di Gesù Cristo, avremmo smesso di pregare una volta che Lazzaro era morto. Gesù Cristo che cosa dice al Padre quando prega di fronte alla tomba di Lazzaro? Padre, ricordate? Ti ringrazio che mi hai, che cosa? Esaudito. E qual era la cosa che Gesù ha chiesto al Padre? Qual era? La resurrezione di Lazzaro. Perché da lì a poco si gira e non dice a Lazzaro: Signore, ti prego, fallo uscire fuori dalla tomba vivo. No, ormai aveva già la risposta del Padre, la possedeva Gesù Cristo. Non dice, non prega perché Lazzaro esca fuori, ma comanda: Lazzaro, vieni fuori. Lo vuole il Padre, allora lo comando, perché già la sua risposta è sì. Quindi Gesù ha pregato in maniera così profonda, così in sintonia col Padre, che il Padre gli concede la resurrezione di un morto da 4 giorni, e quel miracolo sarebbe stato un miracolo così grande che avrebbe causato la conversione di anime incocciate e dure nel peccato, e tante anime, soprattutto nelle sfere elevate della società di israelitica, perché Lazzaro era un pezzo grosso, era un riccone e tutti lo conoscevano nelle alte sfere, quelle persone lì si convertono, non quelle del popolino. Allora lo Spirito Santo ha dato agli apostoli lingue nuove per l'evangelizzazione, lingue nuove per la preghiera, e perché la preghiera degli apostoli diventasse preghiera esaudita. Stop questa sera, ci sono tantissime altre cose da dire, spero che il Signore ce le faccia di tutte quante in futuro, e soprattutto sperimentare e vivere, a partire da domenica prossima, nella quale chiederemo e riceveremo il dono dello Spirito Santo. In piedi. Signore, ti preghiamo, benedici tutti quanti noi, fa che l'esperienza delle Pentecoste in uno o più gradi diventi la nostra esperienza,
che il tuo Santo Spirito si effonda in tutta la sua forza e pienezza nella vita di ciascuno di noi, secondo la nostra particolare vocazione, secondo i nostri particolari carismi, secondo quel particolare progetto che tu vuoi che ciascuno di noi realizzi nella sua vita terrena. Ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che il maligno non rubi dal nostro cuore quello che abbiamo ricevuto e ascoltato, e benedici tutti quanti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.